Renata Ponte, uccisa perché impedì lo stupro ambientale del Salento, o un'orchidea porta il suo nome, la fiction, una donna contro tutti, ha ripercorso la vita di Renata Ponte. L'asere del comune di Nardò amava la sua terra come se fosse la sua terza figlia. Lottò con coraggio e determinazione contro coloro che volevano trasformare Porto Selvaggio in una colata di cemento. Si ritrovò da sola contro gli speculatori edilizi e a 33 anni venne assassinata. Oggi, o un'orchidea porta il suo nome. Domenica 4 febbraio, Canale 5 ha trasmesso l'ultimo appuntamento del ciclo, Liberi Sognatori. Gli spettatori hanno potuto assistere alla fiction, una donna contro tutti Renata Ponte. L'asere del comune di Nardò, negli anni 80, si impegnò perché ci fosse trasparenza e integrità nella gestione della cosa pubblica. In particolare, si oppose a coloro che intendevano trasformare l'incantevole panorama di Porto Selvaggio in Salento in una colata di cemento. Così, si ritrovò a fare i conti con uomini senza scrupoli. Il 31 marzo 1984 venne assassinata. Alla regia della fiction Fabio Mollo, nel cast Cristiana Capotondi, Giorgio Marchesi, Michele Morrone, Peppino Mazzotta, Marco Leonardi, Giulio Beranek. L'orchidea dedicata a Renata Ponte. Nel corso di alcune ricerche sul territorio salentino, il naturalista e tecnico della prevenzione nell'ambiente Roberto Gennaio, il dott. Piero Medagli botanico presso l'Università del Salento, Marco Gargiulo e Francesco Chetta, tutti facenti parte della sezione Salento del GIROS, gruppo italiano ricerca sulle orchidee spontanee, hanno rinvenuto nell'area protetta delle Cesine un'orchidea mai vista prima. La pianta deriva dall'incrocio naturale tra le rare OPH Riscandica e OPH Risparvi Immaculata. Dato l'impegno di Renata Ponte per la salvaguardia dell'ambiente, è stato dato a questo esemplare di orchidea, vedi foto in basso, NDR, il nome di OPH RISX Renata Fontae. Fanpage.it ha raggiunto Roberto Gennaio per un commento. Ecco quanto ci ha dichiarato la vera storia di Renata Ponte. Renata Ponte nacque il 10 marzo 1951 a Nardò, in Salento. A soli 17 anni conobbe l'uomo che diventerà suo marito, il sottufficiale dell'aeronautica militare Attilio Matrangola. Nel 1968, i due convolarono a nozze. Da allora, la donna iniziò a girare l'Italia per seguire gli impegni lavorativi del suo compagno. Nel 1980, Matrangola venne trasferito a Brindisi e dunque, Renata tornò a vivere nella sua Nardò. Si impegnò sin da subito nella vita sociale e politica della sua terra. Nel 1982 si candidò alle elezioni amministrative con il PRI, Partito Repubblicano Italiano, e venne eletta.